Prima di domandarci come venga percepita la Sardegna sul web, siamo sicuri di sapere cosa sia un'identità digitale? Ecco perché abbiamo intervistato Andrea Macis, che da anni promuove la nascita dell'identità digitale sarda attraverso l'utilizzo del dominio .srd. A lui abbiamo domandato cosa sia un dominio web, perché sia importante per la nostra isola avere una propria identità digitale, se sia tecnicamente possibile distinguerla da quella italiana, e quali potrebbero essere i costi ed i vantaggi concreti. Con uno sguardo all'esperienza dei popoli che prima di noi si sono organizzati per raggiungere questo obiettivo. Buona visione. Andrea sta proponendo alla collettività sarda l'utilizzo del dominio .srd. Tutti noi sappiamo che utilizziamo .com, .it, con tutte le varie sfumature, .uk, .de per la Germania, .fr se non ricordo per la Francia. La Catalogna, altre nazioni senza Stato si sono avvicinate già alla problematica. Perché non utilizzare per la Sardegna .srd? Ci sono diverse motivazioni valide. La prima domanda che mi sento di fare ad Andrea, Andrea, come ti è venuto in mente di proporre un dominio sardo? E anche quando ti è venuto in mente? Perché così diamo una dimensione temporale anche al travaglio di questo parto. Grazie. Grazie per l'invito, innanzitutto. Guarda, diciamo che l'idea non è venuta a me, io l'ho rubata, diciamo così, no? Di dominio SRD si parla almeno dal 2005, quando i catalani, come dicevi tu, hanno spianato la strada per tutti, perché sono stati loro i primi a riuscire ad avere un dominio di primo livello per una nazione senza stato, una comunità che non poteva averne uno di quelli i cosiddetti country code a due lettere. Quindi è dal 2005 che se ne parla, però diciamo che qui l'idea non è mai stata non ha mai preso piede nel modo più giusto, più potente. Quindi ho cercato nel mio piccolo di dare un nuovo impulso alla cosa. Diciamo che dal 2015 ho aperto una nel 2015 ho aperto una petizione su change.org per richiedere appunto che venisse attivato il dominio. È una petizione che è indirizzata sia all'Autorità Mondiale dei Domini, anche alla regione Sardegna, che dovrà necessariamente fare la sua parte, insomma. Quindi è dal 2015, sono 5 anni. Purtroppo la petizione non ha mai avuto un grande successo, no? Però la cosa fondamentale è che effettivamente, almeno nell'ultimo anno, se ne sta parlando molto di più di quanto non se ne parlava prima. E quindi il mio obiettivo fondamentalmente era anche quello. La petizione non era uno strumento indispensabile per l'ottenimento del dominio, però era un modo utile per costruire una sorta di, non lo so, movimento di supporto intorno all'iniziativa, qualcosa del genere, insomma, o che comunque le persone, vedendo che c'era una petizione aperta, iniziassero a parlare di questa cosa qua, a interessarsi e a vedere se poteva essere una cosa sulla quale erano d'accordo oppure no, perché comunque ci sono tanti pro che io potrei portarvi, dei quali Certo. potremmo parlare, però naturalmente comunque ci possono essere anche dei contro, no? Ascolta, stiamo parlando di, chiaramente per far capire bene a chi come me è poco scolarizzato da un punto di vista tecnologico, stiamo parlando di identità digitale. Oggi si parla molto di identità anche a sproposito, soprattutto anche nel nostro ambito di persone che credono all'autodeterminazione della Sardegna. Cosa significa per te che hai ragionato e che hai maturato una coscienza da questo punto di vista? Quanto è importante e cosa significa avere un'identità digitale? Allora, io ho cercato di ragionare su cosa potesse effettivamente essere l'identità digitale, andando un po' a vedere cosa,
come il legislatore italiano chiaramente ha affrontato l'argomento, ma proprio in tempi recentissimi, no? Stiamo parlando di veramente di qualche anno, l'hanno affrontato per quanto riguarda le persone. Quindi io semplicemente ho voluto fare un ragionamento di identità digitale e di comunità, che è un po' di più dell'aggregazione dell'identità delle singole persone, no? È un concetto un po' diverso. Ho rubato i concetti dall'azienda. Tu infatti dicevi che io ho studi economici. Se tu pensi a cosa può essere l'immagine e l'identità per un'azienda, l'identità è come l'azienda si propone, l'immagine è come l'azienda viene percepita. Se tu lo trasporti in un contesto di comunità, potrei vedere che è più o meno la stessa cosa, no? Come la Sardegna si mostra, e l'immagine invece come la Sardegna viene percepita. E se applichiamo questo concetto dal punto di vista digitale, la cosa è semplice: andiamo a vedere su internet come è vista la Sardegna, e su internet scopri un sacco di cose non molto piacevoli in realtà per quanto riguarda la Sardegna. Nella pagina che ho aperto su Facebook del punto SRD io faccio una collezione di immagini, ce ne sono proprio tante, che sono anche facilmente trovabili sui motori di ricerca, insomma, e sono tante immagini di... Ti sono imbeccata da quelle immagini, ti anticipo, sembra quasi che la Sardegna non esista dal punto di vista digitale. Sì, cioè, la Sardegna sembra quasi che non esista, e in realtà probabilmente in molte parti di internet la Sardegna non esiste. Per molte persone nel mondo la Sardegna non esiste. C'è una cosa che... Profitto. Da un punto di vista di marketing economico, è possibile vendere un qualcosa che non esiste? Io credo di no. Io credo che questo sia un danno molto, molto grosso per tutte le attività della Sardegna. Noi parliamo spesso di rilancio di tutti i settori della Sardegna, pensando a potenziare l'export o a potenziare anche il turismo, però è difficile vendere quello che produci a delle persone che non sanno che esisti, ed è difficile anche convincerle a venire a farsi le vacanze in un posto che non sanno che esiste. Quindi quello che sul quale ho cercato di ragionare era questo concetto qua, molto semplice. Dato che alla fine internet è un posto molto strano nel quale la gente non ha molta voglia di stare a leggere, e quindi vincono solitamente le cose di impatto, come possono essere le immagini, no? Quindi sono andato a vedere, per curiosità mia, come fosse la situazione delle immagini, non delle immagini, ma proprio delle immagini che riguardavano la Sardegna, e ho pensato che l'immagine dell'Italia è fortissima nel mondo, no? Tutti conoscono l'Italia, tutti conoscono il Made in Italy, quindi ho detto, ma probabilmente la Sardegna andrà a traino. Invece in realtà no, perché in moltissimi casi, ma proprio molti di più di quelli che potremmo immaginare, l'immagine dell'Italia è senza Sardegna. Proprio parlo di cose gravi, nel senso, gente che... società che importano vino dall'Italia e che lo vendono in Canada, oppure prestigiose riviste che parlano, non lo so, della pasta italiana, e non considerano minimamente né la Sardegna come terra, né il fatto che possa produrre pasta, oppure non lo so, ci sono molti articoli in vendita, per esempio su Etsy, tipo cartine vintage, roba del genere, nelle quali c'è l'Italia senza Sardegna. Diciamo, la cosa potrebbe anche, in realtà, anche non interessarci, se non fosse che ha una serie di ripercussioni, almeno a mio modo di vedere, economiche, su tutto quello che produciamo e su tutto quello che poi vorremmo vendere. E vorremmo che qualsiasi cosa. Mi è capitato di recente di parlare
di marketing col professor Giuseppe Melis, sempre in merito alle questioni identitarie. Anche lui era particolarmente sensibile al problema identitario, all'identità dei sardi, nel senso non con una visione romantica della questione, ma per una questione principalmente utilitaristica, nel senso che se ti devi far conoscere, devi vendere il tuo prodotto, pensiamo a qualsiasi prodotto, che può essere dal formaggio, che è la prima banalità che mi viene in mente rispetto alla Sardegna, a un rilancio del turismo interno. Quando mai un'agenzia di viaggi tedesca, francese, americana, cinese, giapponese andrà a cercare a individuare il tuo paese Pavillonis, per esempio, riconoscendolo immediatamente all'interno dell'Italia? È una cosa impossibile, prima di tutto perché non è geograficamente in Italia, quindi anche per una questione oltre il nostro sentito, è proprio una questione organizzativa, squisitamente strumentale a quelli che sono i nostri obiettivi, che sono principalmente far stare meglio le persone, farli vivere normalmente, permettendo loro di siedere al tavolo della vita portando qualcosa di proprio, cioè senza... Sì, io diciamo che la vedo anche un po' come una questione di luce, no? Cioè, tipo, quando c'è una cosa che brilla talmente tanto come può essere l'immagine dell'Italia, tutte le cose che stanno ai margini purtroppo sono in ombra. Quindi, ma per tanti motivi, anche per una questione di sintesi, quando tu devi fare un qualcosa di pubblicitario che riguarda l'Italia, quello che vedi, quello che mettono sempre in risalto, se parliamo di monumenti, ci sarà sempre il Colosseo, ci sarà sempre Venezia, ci sarà sempre qualcosa che riguarda Firenze, la Torre di Pisa, ma non vedrai mai niente che riguarda la Sardegna, è proprio impossibile. Cioè, a parte le cartine senza Sardegna, se tu vai a vedere della creatività fatta per eventi o per mostre o per cose particolari che riguardano l'Italia, non vedrai mai un nuraghe. Cioè, è impossibile, è una cosa che veramente... Cioè, a me penso non sia mai capitato di vedere una cosa del genere. Le puoi vedere queste cose quando ci sono degli eventi specifici che riguardano la Sardegna, oppure, non lo so, riguardano le isole, magari Sardegna e Sicilia, allora mettono qualcosa dell'una e dell'altra. Ma quando fanno una sintesi basandosi sul nome dell'Italia per dare potenza al messaggio, è quasi impossibile che un qualcosa che riguarda la Sardegna venga messo in evidenza. Volevo chiederti qualcos'altro. Dunque, da un punto di vista di sforzo economico, queste firme che stai cercando di raccogliere, io ho partecipato, io ho firmato volentieri, parteciperò credo anche alla promozione se me ne darei la possibilità, oltre a questo incontro di ANS. Dunque, c'è un problema economico, quindi c'è la necessità, insomma, ho visto che i costi, come hai pubblicato nell'intervista alla Filosofia de Logum, ho visto che comunque ci sono dei costi che per noi poveracci sono almeno apparentemente ingenti, apparentemente, perché se non ho sbaglio si parla intorno dei 300.000 euro, giusto? Sì. Di 300.000 sì, euro. Sì, sì. Però realmente è una cifra quasi simbolica in un bilancio regionale come quello della Sardegna, e poi rispetto a quelle che sono state le esperienze in altre regioni, rispetto invece a quella che è stata la portata benefica di uno strumento del genere. Sì, allora i costi, io ho fatto una stima, diciamo, a occhiometro, no? Basandomi sui documenti ufficiali di Cannes dell'ultimo round di assegnazione di domini. Quindi è possibile che ci siano anche delle variazioni, però diciamo che di base stiamo parlando di una cifra che è intorno ai 300.000 euro. Per una realtà che è perennemente in crisi come la nostra, effettivamente pensare a 300.000 euro da destinare, del bilancio della regione da destinare a un dominio internet, magari può sembrare una cosa un po' esagerata, un po' forse irrispettosa delle altre necessità che ci sono, però dobbiamo anche valutare questa cifra mettendola in confronto con quello che viene fatto solitamente per l'immagine della Sardegna. Io parlo nell'articolo di
di filosofia del logo, parlo di una campagna pubblicitaria della regione Sardegna che c'è stata qualche anno fa, non ricordo esattamente l'anno, che era costata 6 milioni di euro e che fondamentalmente era la si chiamava Endless Island, mi sa, una cosa del genere, e fondamentalmente c'erano, loro li chiamavano dei supporti visivi, cioè erano dei cartelloni che venivano affissi in porti e negli aeroporti, che dovevano dare un'idea della Sardegna vacanziera, però in tutte le stagioni dell'anno, per tutti quelli che arrivavano già in Sardegna. Quindi tu pensa, se spendi 6 milioni di euro per dare un'idea vacanziera estiva della Sardegna a delle persone che comunque la Sardegna la conoscono già, perché sono già all'aeroporto o al porto. Quindi mi è sembrato un po' un esempio che potesse calzare per capire, insomma, quanto effettivamente questi 300.000 euro nell'ottica di un bilancio di una regione come quella della Sardegna possono essere comunque quasi una briciola, insomma, no? Quindi una cosa che è tranquillamente spendibile, tranquillamente utilizzabile, insomma. Ascolta, ho trovato anche molto interessante la questione della celerità. Perché dobbiamo dare una svolta, nel senso, è provare adesso, entro chiaramente i nostri limiti, a dare un'accelerata a tutto questo procedimento? Non è una cosa automatica, nel senso, non è che ogni anno si creano questi domini, e non è allo stesso tempo detto che anche nel momento in cui noi ci organizzassimo, trovassimo moltissime firme, trovassimo anche i soldi, facciamo proprio un'idea proprio veramente, non dico utopistica, perché io non sono in grado di fare un crowdfunding per 300.000 euro, lo dico pacificamente, però diamo conto che un mecenate voglia investire sull'idea e riconosca la possibilità vantaggiosa di offrire 300.000 euro per fare questo dominio. Non è detto neanche immediatamente che l'ICAN ci consenta la Sardegna di emanciparsi digitalmente da quella che è l'Italia, giusto? Cioè, cos'è successo in Catalogna, cos'è successo nelle altre esperienze digitali di emancipazione, di autodeterminazione digitale? C'è stato? Allora, parto dal presupposto che sarebbe molto bello effettivamente se ci fosse un mecenate disposto a finanziare l'acquisizione, però probabilmente per me non sarebbe neanche una cosa giusta, perché comunque, essendo una cosa altamente strategica, è giusto che la regione Sardegna se ne occupi in prima persona, quindi dovrebbe essere comunque un investimento che viene fatto dalla regione Sardegna per la collettività e con la collettività. Comunque, detto questo, se anche riuscissimo ad avere il finanziamento, c'è una procedura abbastanza rigida che deve essere accesa, insomma, bisogna presentare un set di documenti per avviare la pratica, ci saranno le valutazioni e comunque i round di assegnazione dei domini non sono non li fanno matici una volta all'anno. L'ultimo che hanno fatto è quello del 2012-2014, nel quale veramente hanno aperto a tutto il mondo. Ed è lì che abbiamo sbagliato, perché noi l'avremmo dovuto fare allora, perché quasi tutti le nazioni senza stato o le comunità geografico-economiche in quel round sono riuscite ad accaparrarsi il dominio. Se tu pensi che anche i curdi hanno il loro dominio, con tutti i problemi che ci sono in Kurdistan, eppure sono riusciti a dedicare una parte della loro attenzione e anche una parte delle loro risorse a questo problema, perché l'hanno sentito come una cosa importante, no? Comunque sì, la pratica non è semplicissima, nel senso che ci sono tutta una serie di requisiti che devono essere rispettati, poi chiaramente c'è una commissione che giudica se effettivamente i requisiti sono rispettati o no. E comunque bisogna avere anche, cioè bisogna partire con un po' di anticipo, perché comunque, essendo una cosa un po' delicata, probabilmente ICAN avrà necessità anche di avere una sorta di rassicurazione politica da parte dello Stato italiano, e quindi probabilmente chiederà
il nulla osta magari di qualche ministro o del presidente del consiglio, come è stato fatto per i catalani appunto, o come hanno fatto anche gli scozzesi, e quindi anche tutte queste cose comunque richiedono tempo, bisogna magari, non lo so, non penso che ci siano grossi problemi in realtà, cioè non penso che ci siano di opposizione, non penso, no, non penso che ci siano, che possano, che possiamo trovarci dei politici a governare l'Italia così miopi da non capire che è una cosa assolutamente, cioè che è una problema nevralgico, cioè non... sì cioè non penso che sia possibile, però è possibile che sia che loro nulla osta sia figlio di una serie di compromessi politici o non lo so, discussioni, e comunque vorranno, ci servirà un tempo, e quindi ecco perché io dico che avremmo dovuto già pensarci, ma in realtà il prossimo round era già previsto per quest'anno, si parlava del, non era previsto, se ne parlava, c'erano dei rumors anche da parte di membri di ICAN, però è slittato, probabilmente slitterà ancora, certo la situazione mondiale non è molto favorevole a lanciare un nuovo round di assegnazioni, perché ci sono dei problemi a livello mondiale molto molto gravi, quindi magari slitterà qualche anno ancora, e io spero che almeno per il prossimo round saremo pronti, ripeto, avremmo già dovuto partecipare al round precedente, però purtroppo non c'era stata la visione giusta, e quindi niente, io sono fiducioso, perché comunque l'argomento punto SRD è già entrato in consiglio regionale grazie alla petizione e all'impegno dell'allora consigliere Paolo Zedda, che aveva preso a cuore la questione e aveva deciso di supportarla. Però come tante cose che entrano in consiglio regionale, se ne si parla qualche settimana e poi comunque diciamo che si viene sopraffatti da tutto il resto, e quindi diciamo adesso abbiamo un governo della Sardegna che è sardista, quindi ci auguriamo che ci sia una prospettiva quantomeno più cosciente, cioè noi non possiamo fare altro che sperare. Qual è il miglior momento? Beh sì, se ne dovrebbero occupare, insomma è uno dei loro punti, cioè immagine, identità, sono cose che comunque sono cose che dovrebbero riguardarli direttamente, quindi io spero che se ne occupino. Anche un'altra domanda, e invece le associazioni di categoria tipo Confindustria non potrebbe essere interessato con gli artigiani, imprenditori, cioè loro dovrebbero essere per primi, non dico da un punto di vista proprio di elargizione, però dico 300.000 euro Confindustria, considerando, io credo che un imprenditore sarà che sono fissato comunque da un punto di vista economico, percepisca appieno immediatamente quello che è il tuo messaggio, più che il tuo messaggio quella che è la prospettiva di vendere il proprio prodotto attribuendogli un'identità peculiare, che è la cosa più importante. Allora sì, io cito molto spesso l'esempio della Scozia, perché loro erano riusciti a fare una cosa che mi piacerebbe moltissimo riuscire a fare qua, ma che per ora non sono riuscito a fare, cioè a coinvolgere veramente tutta la società e tutti i settori della società, anche economici, ma non solo, cioè tipo loro avevano presentato un dossier con veramente un numero sterminato di lettere di supporto scritte, ma anche dalla Chiesa, cioè avevano fatto una cosa veramente enorme, società di calcio, con la loro Confcommercio, sì, società di categoria, cioè c'era veramente di tutto. Gli imprenditori sì, dovrebbero capirlo, non so però se probabilmente sarebbero disposti a comprare il dominio, se il dominio, una volta che comunque il dominio fosse attivato, però non so se sarebbero disposti a partecipare all'iniziativa adesso,
e credo che non sarebbero disposti a partecipare dal punto di vista economico, ma è una cosa che infatti io non mi sono mai sognato di chiedere. Cioè la mia idea è anche l'idea che hanno avuto comunque bretoni, scozzesi, catalani, è stata quella di coinvolgere principalmente la politica, perché questa è una cosa strategica e se ne devono occupare loro, devono capire che è una cosa importante, devono capire che è una cosa che abbiamo già rimandato troppo e finirà, se continuiamo così, io spero di no, chiaramente finirà nella solita maniera nella quale noi ci troviamo a rincorrere, mentre tutto il mondo ha già avuto l'idea di fare una cosa che comunque è importante. Assolutamente. Fra l'altro le contingenze mondiali, il problema del virus, il lockdown, le difficoltà economiche, sono tutte questioni che rendono ancora più viva l'esigenza. Io credo poi, tra l'altro, che rispetto a soluzioni articolate e molto spesso difficilmente applicabili, questa di per sé è un discorso veramente comprensibile ai più. Non c'è bisogno di avere una sensibilità o una cultura particolarmente formata o spiccata per percepire la potenzialità e il nucleo del discorso. Quindi il mio augurio è veramente insomma, per una predisposizione di questo dominio è perché le persone che hanno idee e considerazioni come la tua sulla realtà che viviamo abbiano la possibilità di esprimersi, ed è per quello che abbiamo cercato di organizzare questa intervista. Sulla nostra pagina metteremo tutti i riferimenti sia alla tua pagina di Facebook, chiaramente dove le persone potranno vedere con i propri occhi le testimonianze che hai riportato, perché le immagini sono bellissime, cioè sono veramente identificative di una realtà dalla quale difficilmente potremo uscire senza appropriarci in prima persona dei mezzi di comunicazione. D'altronde, no, del resto c'è anche, come dicevi tu, una petizione su Change, giusto? Sì, Change.org, anche quello lo metteremo. Niente, ci ripromettiamo di portare avanti la questione anche in altre sedi, non soltanto virtuali. Magari riuscendo, io faccio un appello a tutte le persone che hanno avuto la voglia di ascoltare la nostra intervista. Mi sento di dire contattate Andrea, insomma mettiamoci a lavorare tutti quanti assieme, perché questo è un bene per tutti, a prescindere dalla nostra, dal nostro orientamento politico di autodeterminazione. Le prospettive che si aprono sono un bene per tutti, per chi non ha la visione delle cose o del mondo. Assolutamente, certo. Poi comunque, cioè, noi ci vantiamo, quello che è un po' mi fa sorridere a volte, che ci vantiamo sempre di essere così attaccati alla nostra identità, a prescindere dalle idee politiche, no? Comunque sia, se parli con un sardo ti dirà sempre che è orgoglioso di essere sardo, no? Sono proprio rari i casi nei quali c'è una cosa contraria, quindi un'iniziativa del genere difficilmente potrà essere, insomma, vista con... cioè, almeno per come la immagino io, un'idea che i sardi hanno di se stessi, difficilmente una cosa del genere potrà essere vista, insomma, con diffidenza o roba del genere. Quindi niente, sta tutto nel capire, perché quello che ho cercato di fare io è di dare molti punti di vista, cioè ci sarebbero dei pro relativi all'economia, dei pro relativi alla cultura, dei pro relativi anche a tante altre cose, anche interne, a come ci vediamo. Ci sono anche dei pro psicologici in tutto questo, non è una cosa da sottovalutare, no? Quindi secondo me tutti possono trovare un qualcosa che effettivamente possa far loro dire sì, potrebbe essere interessante, e insomma mi ci trovo, insomma. Ascolta, io ti ringrazio, ti saluto, ti faccio l'ultima domanda, giusto per chiudere, anche per una questione, perché mi è venuto in mente adesso, ci stavo pensando, che una questione che per noi potrebbe essere anche come stimolo per primeggiare
per distinguerci dall'Italia. Ma ci ha pensato qualcun altro? Qualche regione italiana ce l'ha il suo dominio? Tipo il Veneto o la Lombardia? No, attualmente cioè, non c'è stato nessuno in Italia. Allora, attualmente che mi risulti non c'è nessuna regione che ha un dominio suo. Ci sono due richieste per città, se non ricordo male, punto Roma e punto Milano. Mi sembra che i siciliani abbiano iniziato un discorso, quindi probabilmente anche i siciliani al prossimo round ci saranno. Però, la regione? La regione? Non ancora... Non so esattamente come, però so che ne stanno parlando, quindi non so se sono riusciti ancora a coinvolgere la loro politica, diciamo, però che risulti a me non ci sono ancora regioni italiane con un dominio. Allora, a maggior ragione dobbiamo essere i primi, cioè deve essere uno stimolo ulteriore per emanciparci prima degli altri e fare da metronomo di una realtà che cambia. Assolutamente. Andrea, ti ringrazio, speriamo che la nostra conversazione serva ulteriormente a diffondere l'idea, io farò quanto possibile e a ANS che veramente ha accolto con entusiasmo. Tra l'altro io, come ho proposto, tutti conoscevano già la tua idea ed è stata veramente abbracciata all'unisono, è veramente piacevole. Ti ringrazio davvero. Vi ringrazio.